Bravo. Sì, a Novi Ligure. Nel coro della parrocchietta mi viene a dire che Alberto Sordi mi faceva tanto ridere quando faceva così. Sì. Sì, io cantavo nel coro e cantavo anche nelle chiese con le spose, perché cantavo, non so, l'Ave Maria, cantavo, adesso Quindi non mi vengono i titoli, sono un po' tu inazionata. sapevi che Quindi avevi una bella sapevano voce, che insomma. io cantavo e qualcuno mi ha iscritto al E concorso, quando ti sei vista veramente. arrivare la cosa di convocazione, cosa hai fatto? Eh sì, una cosa stranissima e difatti ci ho pensato molto prima di partire per le prime eliminatorie a Torino. Sì. Io, e poi insomma ho deciso evidentemente Torino, Milano, poi Roma. E tu fosti però praticamente la vincitrice morale del festival, giusto? Perché mi Sì. sembra che addirittura adesso i giornali, pensate, avevano già fatto quasi i titoli, dicendo che tu avevi Verissimo, vinto, verissimo. no? Perché tu avevi Sì. questa canzone che piaceva moltissimo Sì, e e... poi io a questo proposito dovrei dire due parole, perché Sì. io effettivamente, e vorrei Vieni, anche sì. alzarmi, Sì. vorrei poter Vediamo salutare. se... Però Ecco, facciamo una se si cosa, cosa si può riesce. fare? Prendiamo un microfono a mano, l'avete? Sì. Intanto cominciamo... scusa, dimmi soltanto, questa cosa tu la sapevi che tutti dicevano che tu avresti vinto, che Amami se vuoi sarebbe Sì. stata la La canzone canzone vincitrice, ma vincitrice? perché c'era un po' il personaggio, quindi avevo il maestro Grazie Razzi Giustino. Un attorno, secondo, intanto parla grazie. pure, tanto io Sì, ti stacco un attimo questo, di pure. Allora ecco, dicevi... io avevo il maestro Razzi che mi confortava, Sì. avevo tutti i giornalisti che mi pregavano per cortesia di non fare storie perché loro avevano già scritto il pezzo, quindi si doveva, dovevo assolutamente, insomma, cercare di stare in piedi e di cantare, comunque sia. Ecco, Voi non perché potevate scegliere le eravamo. canzoni, No, eh? noi non potevamo scegliere le canzoni. Beh, sì, certo, eravamo proprio le ultime arrivate, poi allora era proprio così. Io volevo, però volevo aggiungere, insomma, che ho avuto un grosso successo. Un grosso successo che ancora oggi, io difatti non me lo spiego, però ancora oggi io ho tanta gente che mi scrive che mi vuole bene, perché io ero la cantante delle persone semplici. Vorrei iniziare con una cosa, vorrei iniziare salutando Il tuo, Ettore, colui il che ti ha mio, accompagnato, il colui tuo che mi ha maestro. accompagnato. Ciao Ettore, Yeah. Ettore. Lui mi ha accompagnato nelle mie prime Sì. serate che facevamo di nascosto, perché noi eravamo cantanti della RAI, quindi non potevamo Fare canzoni, sì, cantare fare, fuori, cantare insomma. fuori, però onestamente la nostra paga di allora era di 105.000 lire al mese. Poco Sì, più mi di un impiegato ricordo. praticamente, insomma. No, mi ricordo che comunque si viveva, ma nulla più, non ci usciva neanche un cinemino, non so, una borsetta, un qualcosa. Quindi dovevamo per forza straforare e andare a cantare di nascosto, anche se eravamo sorvegliati da un maresciallo in pensione, mi ricordo bene. Sì, sì, sì. Addirittura, giura, Sì. questa cosa. Quindi, sì, verissimo, verissimo. Eravamo terrorizzati come un po' tutti, immagino. E Righello ti Comunque. No, aiutava in Righello queste era cose. complice, Che ovviamente. combe, Righello, belle Complice, complice, robe. va bene. Però volevo dire, a proposito di questa gente che ancora oggi Ti mi scrive, scrive, sì. io non rispondo perché, non so, ma ho da fare. Comunque ringrazio tutti di vero cuore e sì, perché mi ricordano con tanto affetto. Volevo anche aggiungere che proprio, non so, oggi, domani, forse fra qualche giorno, uscirà un compact della Questo Cetra, qui, ah, guardatelo, questo, i successi di e Torino Torielli. successi alcuni. E poi in seguito io, e perché tutti mi chiedono delle cose, io non ho nulla. Fortunatamente ho degli ammiratori così affezionati che mi hanno mandato un sacco di cose. Tonina, scusa, ma perché Sì. non hai più voluto cantare? Non vuoi cantare anche qui oggi, per esempio? No, Sì, vengo ma non hai canto. ragione, hai ragione. Dovrei allenarmi un pochino, perché proprio non facendolo più ho le corde E sì che rigide. è sposata a un musicista Sì, è maschio, no? vero. È un batterista. Ma non solo. Quindi sai cosa fa Io ho. Righello? Mi fa Sì. questo segno, dice Dice che che fumi. troppo, No, troppo. no, no, troppo no, un pochino sì. E poi volevo dire Birbantella. che. Sì. No, volevo dire che sono 2 anni che lo devo fare, però lo farò, sceglierò, farò un altro compact, un compact, diciamo, con delle canzoni mie che sceglierò io, perché ho tante cose belle
di un certo gusto e vecchie canzoni vecchie che ancora sono richieste. Allora, bravissima Tonina, allora sai cosa facciamo, visto che tu non te la senti di cantare qui, noi comunque ti dedichiamo la canzone con cui tu sei arrivata seconda al Festival di Sanremo, Amami Sempre.